bambini, perché tutti i bimbi nascono col piede piatto, cioè il piede alla nascita è un piede piatto perché non ha ancora formato, quindi non ha ancora una struttura solida, una struttura ossea molto rappresentata. E dopo dai 3-4 anni fino ai 9-10 anni si assiste alla più importante variazione della struttura del piede. Il piede tende a correggersi spontaneamente dai 3-4 anni fino ai 9-10 anni, dopodiché si assiste a una stabilizzazione e alla possibilità di un miglioramento progressivo nel tempo anche negli anni successivi. Il piede piatto possiamo, diciamo, considerare una patologia non grave perché rarissimamente crea problemi anche nella persona adulta, contrariamente a quello che si credevano molti anni fa, in cui si dovevano trattare con plantari anche di metallo, con scarpe ortopediche, così. Oggi siamo molto meno invasivi perché sappiamo che il piede piatto, anche grave, nella persona adulta molto raramente crea problemi. Attualmente si comincia a valutare i bimbi verso i 4 anni, si vede come il piede, si può cercare un aiuto con una piccola plantare, non siamo certi che il plantare agisca per correggere, le chiamiamo plantari correttivi ma non siamo certi. Le scarpe ortopediche non le usiamo più, nessun tipo di piede da molti anni, e verso i 10-11 anni si valuta il risultato del piede. Però anche se il piede rimane piatto e non si corregge, rarissimamente crea dolore, crea problemi nell'adulto. Rimane la possibilità di una soluzione chirurgica verso gli 11-12-13 anni, ma molto rara, da riservare solo per piedi molto importanti, che danno sintomi, che danno dolori, altrimenti ci si può aspettare che anche nell'adulto non ci sia nessun tipo di difficoltà.